Buonasera dalla Casa dell'Energia, come sempre presentato dalla Fonderia delle Idee. Questa sera parleremo molto di scuola, una scuola che rischia il caos. Partiremo tra poco con quello che è stato il sit-in in varie città della Toscana, tra cui anche Arezzo, dei precari della scuola che sono tantissimi, che giustamente chiedono quella stabilità che gli spetta e poi di riflesso chiaramente è una situazione che poi danneggia anche l'intero sistema scolastico che rischia davvero il caos. Se pensiamo anche a quello che accade con quota 100, quindi a settembre, se qualcosa non cambia davvero il sistema scolastico rischia appunto il collasso. Ma parleremo anche di un altro settore che è quello dell'edilizia. Oggi c'è stato uno sciopero, cercheremo di capire cosa sta accadendo e quindi di lavoro in generale. Questa sera, in fin dei conti, parliamo, lavoro che poi è collegato anche ai servizi per tutti i cittadini e anche al benessere generale della nostra società. Io saluto il direttore della Casa dell'Energia Fabio Mori, qui vedete gli ospiti che tra poco presentiamo. Fabio. Ma io penso che in Italia si sia un po' persa l'importanza della figura del docente, cioè dell'insegnante. Ecco che negli altri paesi la figura dell'insegnante appunto è centrale all'interno del sistema Stato. Debba essere riconosciuto anche, diciamo, come lavoro logorante, tra virgolette, cioè un lavoro che impegna la mente e il corpo dell'insegnante e quindi deve essere valorizzato per questo. Per quanto mi riguarda, all'interno di questo progetto di Casa dell'Energia, credo che la didattica e la formazione siano sempre state al primo posto, lo saranno anche nel proseguio del progetto, e non solo, diciamo, dal punto di vista cattedratico, ma anche con eventi, diciamo, più ludici e che avvicinano, diciamo, alla materia della conoscenza i vari alunni, i vari ragazzi, anche col divertimento. Annuncio, faccio un annuncio in diretta dell'evento che sarà fatto qui il 4 maggio in collaborazione con Futura Retino e con la biblioteca di Arezzo, che si chiamerà U16, sarà una festa dedicata quindi alla cultura e ai ragazzi under 16, ovviamente senza alcol. E questo, insomma, è importante Certo. sottolinearlo. Grazie Fabio. Grazie, grazie. E allora partiamo subito con questo servizio, la protesta, le ragioni dei precari della scuola. Stanno ancora sfruttando il mondo del precariato nella scuola, ancora di più perché in vista dei nuovi pensionamenti il prossimo anno ci saranno ancora più precari e ancora non, il governo non si abilita a fare un percorso di stabilizzazione di tutto questo personale. Tra quota 100 e pensionamenti vari per il prossimo anno scolastico, mancheranno 147.000 persone tra insegnanti e personale ATA. Il problema del reclutamento, se non si cercherà di provvedere immediatamente a dei concorsi straordinari, il problema sarà veramente grosso perché a settembre non ci sarà chi entra in classe. I sindacati confederali della scuola si sono ritrovati per una protesta di fronte agli uffici del provveditorato di Arezzo per chiedere che i precari della scuola vengano stabilizzati. Sono precaria ormai da 13-14 anni, quindi tutti gli anni mi trovo a cambiare scuola, cambiare colleghe, cambiare bambini. Non c'è continuità lavorativa, non c'è continuità didattica, non si può fare nessuna provvisione di nessun tipo in questa maniera. Un problema che si fa sentire maggiormente anche per le cattedre di sostegno. Potrei, in teoria, potrei insegnare sulla comune, come tutti quelli che insegnano sul sostegno, veniamo presi dalle graduatorie della comune, ma in realtà non abbiamo qualifica per essere insegnanti di ruolo successivamente sul sostegno. Il no dei sindacati è anche contro la proposta del governo di regionalizzazione della scuola. L'istruzione, lo dice la Costituzione, è un diritto e non è un servizio. Il governo ci porterà anche questo abominio della regionalizzazione che sicuramente non porterà niente di buono, perché ovviamente invece di aiutare le regioni con difficoltà stiamo creando il gap, si allargherà probabilmente molto, molto di più rispetto a quello che è oggi. E allora andiamo a salutare Maurizio Tacconi, segretario FLC-CGIL. Benvenuto, l'abbiamo visto proprio anche nel servizio. Poi ascolteremo Claudia, che saluto, insegnante, che è davvero, diciamo, un caso emblematico, no? Di queste situazioni. Tra pochissimo vengo subito. E poi Antonella Pagliantini, segretaria FILEA-CGIL, per invece la situazione del mondo dell'edilizia e delle costruzioni. E saluto anche Piero Franchini. Io partirei, Maurizio, da Da Claudia, Claudia, perché è la perché storia la storia è emblematica emblematica. del precario della scuola, Allora, veramente.
Vogliamo raccontare, ecco, in che situazione si trova in questo momento? Sì, questa è la mia storia, ma in realtà è la storia di tanti insegnanti. Nel 2016, grazie ad un ricorso, sono entrata di ruolo nella scuola dopo quasi 20 anni di precariato, però il mio è un ruolo con riserva, nel senso che stiamo in attesa di una sentenza di merito che del TAR del Lazio, che dovrà decidere se questa riserva dovrà essere sciolta o meno e quindi la conferma del ruolo. Ovviamente gli anni passano, dal 2016 ad oggi sono già 3 anni che sono di ruolo, ho sostenuto un anno di prova, quindi ho fatto un percorso formativo, sono stata valutata da una commissione nella quale c'è anche un dirigente scolastico e attualmente c'è un decreto che dice che io sono un insegnante di ruolo idoneo all'insegnamento, però sembrerebbe non idoneo ad entrare in una graduatoria, quindi mi sembra un forte, diciamo così, controsenso. E quindi rischio a settembre, io come tante persone, perché a livello nazionale siamo tantissimi con questo ruolo con riserva, di perdere la mia classe, di perdere i miei bambini e di ricominciare tutto da capo. Senza poi dimenticare che a questo punto non sai dove andrai a finire, insomma, ecco, perché questo posto che ti tolgono poi lo potrai prendere chissà dove, quindi con tutto quello che poi comporta anche a livello familiare, perché insomma a 20 anni è anche giusto fare una gavetta, però arrivi ad un punto in cui la stabilità ci vuole per chi lavora, per le famiglie, per tutti, insomma. Quanti, a proposito, no, di avere dei punti di riferimento, sì. Quanto ha girato, quante scuole, quanti paesi ha visto? Guardi, la provincia di Arezzo l'ho girata tutta. Mi mancava il Casentino e ho conosciuto anche il Casentino durante il mio anno di prova, quindi ho sostenuto circa 120 km al giorno per andare a lavorare, l'ho fatto con piacere, con voglia, perché a me piace questo lavoro, però è anche giusto che a un certo punto ti fermi e vieni anche messo nella condizione di fare altro, insomma, ecco. In una scuola elementare insegna? Sì, io sono un'insegnante di scuola primaria su posto comune, ma sono anche un insegnante specializzato per il sostegno. Quindi ho anche questo ulteriore titolo che spesso ho speso durante i miei anni di precariato. Questo degli insegnanti di sostegno è, se vogliamo, un aggravante di questa problematica, proprio per ovviamente i bisogni e le necessità che, no, certo, hanno questi bambini. Certo, si parla tanto di continuità didattica e con le disabilità ancora di più, ma poi in realtà mi sembra che nel concreto, nella realtà di tutti i giorni, non si stia facendo nulla per garantire questa continuità. Anch'io a settembre potrò lasciare una classe, un lavoro avviato, dei bambini ai quali comunque tu cominci a diventare anche per loro un punto di riferimento, no? Non ci occupiamo solo di insegnare a leggere e a scrivere, ma anche a educare, a formare questi bambini, quindi si va ad instaurare una relazione che poi è giusto che arrivi a termine. E invece succede questo, ogni anno un insegnante nuovo, ogni anno colleghe nuove e quindi anche questi bambini che non sanno da che parte farsi. Però purtroppo non viene capito, perché chi è al potere, che non vive la realtà scolastica quotidianamente, non è secondo me capace di capire fino in fondo che cosa realmente succede nella scuola. Quindi ogni governo, ogni anno cambiano le regole e alla fine chi ci va di mezzo sono soprattutto i bambini. Dopo torneremo, ecco, questa distanza no, tra chi vive la scuola e chi prende le decisioni anche organizzative è abbastanza abissale, Maurizio. Sì,
Per la prima volta abbiamo un ministro, una delle poche volte abbiamo un ministro che sta all'interno della scuola, però ci pare che tutto stia facendo meno che occuparsi effettivamente di scuola, perché qui ci sono delle necessità urgenti da prendere in carico, come è il caso di Claudia e come tutti i precari che il prossimo anno saranno una forza lavoro veramente importante, anche per quello che diceva Claudia, ma che dicevi te prima, che è quello il discorso dei ripensionamenti che lasceranno le scuole sprovviste ovviamente di grande professionalità, perché voglio dire che l'ha accennato prima anche Claudia, c'è una cosa fondamentale che bisogna capire nel mondo della scuola, non è solo conoscere la materia che fa bravo un insegnante, perché l'insegnante bravo è quello che sa trasmettere la propria materia ai propri alunni, ai propri ragazzi, e questo lo si fa con l'esperienza. Claudia ha 14 anni, 15 anni di preruolo, di precariato, è lì che ci si fanno le ossa veramente per poter trasmettere la materia, saper tenere una classe. Guardate che oggi ci sono delle classi che veramente, è anche lì c'è un altro problema che andrebbe risolto, che sono le famose classi pollaio, che nessuno si prende la bega di riformare questa storia, riportare le classi ad un numero sufficiente perché loro possano lavorare veramente con i propri alunni. Assolutamente. Quindi la maestra che nell'immaginario magari abbiamo avuto, che dura 5 anni, è sempre più rara? Cioè la maestra che dalla prima alla quinta elementare porta i bambini? Allora, no, non è sempre più rara, sì, perché ci sono ovviamente un parco insegnanti di ruolo che garantiscono la continuità. Però per fortuna oggi, anche se ridotta dalla legge Gelmini del 2009 che ha reintrodotto il maestro prevalente, ci sono nella stessa classe più insegnanti, perché ovviamente più voci e più giudizi sugli alunni danno una democrazia più ampia, una valutazione più ampia da parte dell'alunno, del giudizio che va sull'alunno. La maestra sicuramente rimane, ma rimangono un giro, e purtroppo, lo dico adesso, ne scapitano sempre di più i bambini con handicap, perché la maggior parte di loro lavora proprio sul sostegno e purtroppo senza titolo. Lo dicevo prima, non è che siamo maestri o sono un bravo docente di matematica se sono un matematico perfetto. Se poi non riesco a trasmettere la mia conoscenza agli alunni perché non ne ho le capacità didattiche, non sono assolutamente un bravo professore, un bravo maestro, anche se sono un matematico perfetto. Per gli alunni con handicap addirittura bisogna avere quella specializzazione per saper trasmettere le tue conoscenze a bambini con diversità. Cioè, quello che devi trasmettere a un dislessico non è sicuramente la stessa cosa che devi fare con un bambino normodotato o con un bambino con un'altra tipologia di handicap, qualsiasi cosa. La specializzazione sul sostegno viene, diciamo, ti dà le capacità di trasmettere le tue conoscenze a questi bambini particolari. Prossimamente ci sarà un nuovo corso di specializzazione, e lo farà l'Università anche qui di Arezzo, per il sostegno. Pensate che l'anno precedente, fra organico di diritto e organico di fatto, c'erano 50.000 posti in tutta Italia per il sostegno ai bambini con handicap. Il governo attuale ha autorizzato 14.000 posti per specializzarsi nel sostegno. Ciò vuol dire che anche il prossimo anno ci saranno 36.000 docenti non specializzati che andranno ad insegnare a bambini con handicap. Allora, perché non aprire a tutti quei docenti? Perché, come Claudia verrà licenziata, perché questo è il vero nome di quello che sta succedendo, è un vero e proprio licenziamento che noi come FLC-CGL contrasteremo fino all'ultima forza, verrà licenziata, ma il prossimo anno tornerà, forse non nella sua scuola a Cortona 1, ma da un'altra parte a fare il suo lavoro. Ora io vorrei dirvi, e Claudia l'ho portata apposta perché amica, la conosco da quando sono qui in CGL, chiedete che titoli ha Claudia.
Dopo la pubblicità glielo chiediamo. Pubblicità. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia di Arezzo, stiamo parlando in questo momento di scuola, dei precari della scuola. Prima di tornare da Claudia e sentire quali titoli ha per essersi meritata ancora questo titolo purtroppo di precaria, nonostante sia il ruolo di fatto, come abbiamo sentito, e per diritto. Piero, che impressione ha avuto da sentire? Io credo che, essendo al di fuori appunto di questo mondo, che è il mondo della scuola, però mi interesso, quindi mi interesso un po' di tutto, e quindi so soprattutto per dire quello che avviene più o meno, no? Ecco, io vorrei chiedere al sindacalista, amico, se loro hanno mai chiesto come sindacato ai vari governi che si sono susseguiti perché questo mondo della scuola gli sta antipatico alla politica. Perché? Perché qui sembra proprio che ci abbiano fatto un qualcosa proprio da rendersi antipatici, in modo che questi, sai, che si fanno stare precari tutta la vita, poi si fanno, si torturano, perché a me sembra questo. Mentre invece da tutte le parti ci dicono che onestamente non è che abbiamo poi il miglior fiore di Europa per quanto riguarda la scuola, perché certe volte magari ci dicono che dovremmo fare un qualcosina di più. E quindi ecco, e io ecco, non riesco veramente a capire, in un mondo dove effettivamente ci dovrebbe essere, per dire, il più grosso impegno da parte di tutti i governi, perché poi si sono susseguiti vari parti politiche, ma più o meno diciamo che il risultato è sempre stato lo stesso. Io almeno ho sempre sentito dire che dalla parte di là cioè non hanno mai fatto granché, e lamentele dalla parte appunto di chi tutti i giorni va a farsi il mazzo dentro le scuole. Quindi ecco, io dico, perché questo disimpegno da parte di tutto il mondo della politica, perché poi non è che sento grandi voci che prendono posizioni nette su come effettivamente si dovrebbe fare la buona scuola, cioè, ne sono passate tante delle chiacchiere, però di fatto, ecco, da parte dei sindacati, una volta tanto, ma diciamoglielo, ma cosa abbiamo fatto, cosa hanno fatto quelli della scuola, perché vi rimangono così antipatici? Ma noi siamo loro, via, perché io sono un assistente amministrativo, faccio parte del mondo della scuola, faccio parte di quel mondo che è il personale non docente, faccio il sindacalista da 3 anni, ma io sarei un assistente amministrativo all'istituto comprensivo di Soci, titolare lì. Allora, qui c'è un problema fondamentale, perché l'ingresso per tutto il pubblico impiego, il contratto a tempo indeterminato, avviene, come per tutti, per concorso pubblico. In Italia, per i docenti, tutti i docenti, il concorso ultimo prima degli ultimi due è stato fatto nel 1999-2000, va bene, l'ultimo concorso, cioè poi c'è stato fatto nel 2012 e un altro nel 2016, attualmente sta arrivando il concorso straordinario a cui parteciperà Claudia, che è quello che potrebbe in parte, ma sicuramente non in tutto, sanare la situazione. Dovrebbe uscire anche il concorso per la secondaria di primo grado, e non sappiamo quando è, e ogni governo che arriva cambia le carte in tavola. Ma sono contentini oppure fanno per dare il contentino, no? Perché li fanno ogni 5-10 anni, quindi vuol dire... Te l'ho detto prima, abbiamo 50.000 posti di sostegno, perché autorizzi solamente 14.000 specializzazioni sul sostegno? Appunto. Vuol dire che mandi ancora... Lo stiamo dicendo, che non è possibile mandare avanti così la scuola. Non è possibile mandare avanti così la scuola, perché anche i FIT, che era il percorso abilitante che aveva previsto il governo, che aveva partorito quella... della buona scuola, ok, che finalmente è stata quasi del tutto azzerata, perché non esistono, da per fortuna, con la mobilità di quest'anno, gli ambiti territoriali, aveva previsto un percorso di FIT che prevedeva un certo percorso, arriva il nuovo governo,
cambia nuovamente tutto il percorso. Quindi dalla padella nella brace? Non dalla padella nella brace, però chiaramente se io mi ero prefissato andando a prendere e spendere soldi, perché lì bisogna delle volte spendere anche molti soldi, la specializzazione sul sostegno costa 2.500 euro a una persona che se la vuol prendere. Quindi se vogliamo fare formazione nella scuola, facciamola, ma non a carico dei cittadini per far arricchire l'università. La formazione della scuola va fatta per gli alunni, quindi dare la possibilità ad ogni docente che vuol formarsi di prendere e formarsi. C'è stata una carenza sia a livello economico che a livello di formazione, lo dicevo prima. I concorsi non li hanno fatti, così come non hanno fatto i contratti, perché il nostro stipendio, parlavi prima te a livello europeo, è uno dei peggiori di tutta l'Europa. Noi avevamo la scuola primaria, prima della riforma Gelmini, che veniva portata così, come la miglior scuola primaria del primo ciclo in tutta Europa. Venivano a vedere come si faceva scuola primaria in Italia per esportarla negli altri paesi. Noi avevamo la possibilità, nella scuola primaria di prima, di fare i gruppi di bambini che rimanevano indietro e poterli potenziare per poterli accompagnare e riportare al livello degli altri. Questo non è più possibile, ma non do la colpa a uno o all'altro governo, ma il susseguirsi di politiche sbagliate da 20 anni a questa parte sul sistema istruzione. Io quasi quasi gli darei. Scusa Piero, lo dico quest'ultima, perché purtroppo ancora l'istruzione rimane un costo per il nostro paese e non un beneficio, un investimento come dovrebbe essere. Che poi se un settore va bene, no, perché bisogna riformarlo, perché non è per forza bisogna fare le riforme, no? Se una cosa funziona. Sì, appunto, via, cioè, no? Io ecco, quello tanto per concludere il mio discorso, è che essendo al di fuori, sembra quasi una barzelletta, insomma, perché a un certo punto cioè, vedi che qui le cose sono molto difficili, poi anche diciamo succedono anche delle cose, poi c'è questo nervosismo perché tante volte si vede i ragazzi che per dire fanno delle cose che non dovrebbero fare, quindi perché? Perché secondo me questo nervosismo che diciamo che si legge dentro appunto alle classi, alla scuola, è derivato proprio da un fatto di non mai aver capito bene come effettivamente dovrebbe funzionare la scuola. Ecco, quindi io secondo... Ecco, questo è quello che si percepisce dall'esterno. Però vedo che anche all'interno probabilmente effettivamente questi problemi esistono, insomma, ecco, toccando con mano si vede che questi problemi esistono. Ecco, quindi io ecco, sono ormai tanti anni che osservo questo discorso e vedo che purtroppo qui, ripeto, da vari cambiamenti ognuno fa la sua chiacchiera, la sua, poi dopo alle fine ecco, non c'è, sembra che proprio dicano come funziona la scuola, ma andiamo a sentirlo dal fabbro o dal farmacista per dire come funziona la scuola e poi dopo si porta lì queste esperienze. Ecco, questo è quello che mi sembra. Volevo chiedere a Claudia, ecco, quali sono i titoli che ha e sentite bene, perché questa è... Dunque, io mi sono laureata in scienze della formazione primaria nel 2012. Ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento per la lingua inglese e poi nel 2015 ho preso la specializzazione per il sostegno. Quindi diciamo che sono questi i tre titoli fondamentali che bisogna avere per insegnare nella perché scuola. Perché non ha fatto la domanda alla NASA, che probabilmente sì, l'avrebbe più voluto. Aggiungiamo anche quasi 20 anni di precariato, no? Ecco. Che comunque penso che la pratica sì è importante, ma deve trovare anche un appoggio teorico, questo lo voglio dire. Lei ha usato una parola giusta, ha detto mi sembra una barzelletta, io condivido quello che lei dice, perché se pensa alla mia situazione, le ripeto, io ho sostenuto anche un anno di prova, quindi io sono stata valutata, risulto idonea, quindi io posso fare questo lavoro, però non è chiaro perché non sono idonea per entrare in una graduatoria dalla quale poi si attinge per il ruolo. A me sembra un controsenso. Cioè sono idonea per insegnare ma non sono idonea per essere inserita in una lista di persone da dove insomma poter accedere al ruolo. Ecco, ma poi questa idoneità, questa, cioè io vorrei vedere queste persone che sono lì a dire ma loro sono idonei, quelli che fanno, non lo so, sono per dire, ecco,
Perché cioè, io vorrei fare un po' di idoneità. Io vorrei spiegare un pochino il discorso, il percorso loro, perché si arriva poi al ricorso. Allora, fino al 2005 esistevano le graduatorie permanenti a livello provinciale e in tutta Italia, alle quali potevano accedere solo le persone abilitate. Claudia, se mi sbaglio, te c'è il diploma magistrale. Sì. Ante 2001-2002, sì. Perché fino al 2001-2002 potevano accedere all'insegnamento i diplomati magistrali. Sì. Poi, dall'anno scolastico 2002-2003, cambia e ci vuole la laurea in scienze della formazione. Sì. Rimane titolo valido il diploma magistrale. Qui divento cattivo però, me l'avevi chiesto tu, eh? Qui divento cattivo veramente. Ancora sei stato molto buono, quindi finché... Nel 2007, diventa. Allora, fino nelle graduatorie permanenti, però le diplomate magistrali ante 2001-2002 non potevano accedervi perché il loro titolo non era considerato a tutti gli effetti abilitante. Nel 2007 le graduatorie permanenti si trasformano in graduatorie ad esaurimento, cioè... Non può entrarci più nessuno, chi c'è dentro, e si esauriranno col tempo e le diplomate magistrali vengono escluse ancora per il discorso che il diploma ante 2001-2002 non è abilitante. E quindi laurearti, no? Nel 2013 e soprattutto dall'avvento della Gelmini che comincia a finanziare sempre di più le scuole private e paritarie, arriva una condanna all'Italia dalla Corte di Giustizia Europea che continua a finanziare le scuole private nonostante al loro interno non abbiano il personale abilitato come previsto, perché dovrebbero avere la laurea di scienze della formazione primaria, mentre invece all'interno delle scuole private ci sono tutte le diplomate magistrali come lei. L'Italia interviene come sempre per aggirare l'ostacolo e dichiara che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è a tutti gli effetti abilitante. In questa maniera si salva tutte le scuole paritarie che possono ricevere i loro finanziamenti economici e loro giustamente ci dicono: ma scusate, se me l'avevi detto nel 2005 che il mio diploma era totalmente abilitante, io a quest'ora ero dentro le graduatorie ad esaurimento e probabilmente ero già in ruolo, perché già da anni sto facendo le supplenze. Me lo dite nel 2014 per salvarvi le spalle voi e io continuo a fare la precaria. Hanno fatto ricorso in massa. Inizialmente il TAR gli ha dato ragione subito su questa cosa, perché la cosa era evidente. Dopo la prima sentenza, mi pare la prima e la seconda sentenza, interviene l'Avvocatura dello Stato per un progetto più politico che tecnico, secondo me, e lo dico, non ho paura di dirlo, e stoppa il tutto, e sono ancora tutte nel limbo aspettando le sentenze del TAR. Questo è l'iter che ci porta ridicolmente, perché veramente siamo sul ridicolo, a questa situazione in cui si trova Claudia, che da 14 anni insegna e verrà licenziata a breve, molto probabilmente, ecco, se le cose rimangono così. Probabilmente le barzellette, io a chi è che fa le barzellette, direi che di spostarle un po' dai carabinieri alla scuola, perché mi sembra che onestamente... Sì, ma non sui professori, probabilmente sui politici. Sui politici, Sui politici della scuola, non sui professori. Cioè, i professori che c'entrano, no? Quindi ecco... Cioè, quanti sono i precari? C'è una stima in provincia di Arezzo? Si può parlare di un migliaio fra tutti quelli che girano fra le varie supplenze. Quindi quanti, è roba. Sono, quanti sono in totale i docenti? Allora, l'anno scorso il dato ufficiale è intorno ai 7.500. Quindi insomma, la percentuale è alta. È alta. Gli verrà in mente di fargli fare i navigator? E te lo stavo per dire, conviene fare il bando di navigator, 1.800 euro, poi l'hanno cambiato, adesso l'hanno dimezzati. Sì, comunque, appunto, vabbè, insomma, sembra uno stipendio, quanto prende un docente? Poco. Tipo, cosa Claudia, io credo che prenda 1.250 euro al mese. Un docente di scuola
secondaria di primo grado può prendere intorno a 1.400 euro, io sto parlando di livello base, sì, nel senso sì, certo, appena entrata con Claudio. Un docente di scuola secondaria laureato può prendere intorno ai 1.600 euro base, forse qualcosa in meno. Quindi hai capito, Fabio, perché i nostri cervelli migliori se ne vanno? Ecco, perché? Perché, cioè, ma come... Quindi cioè, oltre a essere precario c'è chiaramente una busta paga molto più leggera. No, io vorrei denunciare anche questa cosa qua, stiamo parlando di reddito di cittadinanza, ecco. No? Stiamo parlando di reddito di cittadinanza, un collaboratore scolastico sì, che arriva a lavorare nella scuola e c'ha una responsabilità di sorveglianza, c'ha una responsabilità degli alunni, prende forse 100 euro in più di un reddito di cittadinanza? E va a lavorare tutti i giorni. Di cittadinanza sarà il futuro, Certo. Sì, sarà il futuro il reddito di cittadinanza, beh, perché lì che la gente imparerà, quindi ho visto che anche Casa Monica hanno fatto appunto la domanda, quindi probabilmente gli spetterebbe, poi dopo se avviene qualcos'altro non lo so, insomma, quindi va bene. Allora, dopo ritornerò da voi, ma dopo la pausa andiamo su questo settore dell'edilizia. Oggi c'è stato uno sciopero, sentiremo perché con Antonella Pagliantini tra un attimo. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di scuola, ma adesso parliamo anche del settore dell'edilizia, un settore che sta vivendo insomma, una crisi importante, le aziende chiudono e anche i lavoratori ovviamente sono usciti, insomma delle statistiche diffuse anche dagli stessi sindacati regionali sono in calo. Oggi c'è stato uno sciopero perché questa decisione che è anche un messaggio se vogliamo, perché è un settore questo che dipende ad esempio anche dai lavori pubblici. Sì, l'appalto pubblico dovrebbe essere motore per far ripartire l'economia, da sempre è stato così, in tanti paesi è così, in Italia invece si è visto bene di fermarli i lavori pubblici nel momento in cui sarà nel pieno della crisi. Arezzo in 10 anni ha perso all'incirca il 50% dei propri addetti edili, una parte di questi perché il lavoro ce n'è meno, una parte perché invece gli vengono applicati contratti magari più leggeri oppure sono stati spostati verso la strada del lavoro autonomo. Quindi ci sono varie situazioni, varie sfaccettature di chi perde il lavoro, quantomeno lo vede rallentato in questo settore. Certo, ovviamente l'incertezza di coloro che fanno le leggi la vediamo nella scuola, ma la vediamo anche nell'edilizia. Noi chiediamo sì che vengano fatti ripartire i cantieri, non in qualsiasi modo. Cioè, noi l'idea che per far ripartire l'edilizia pubblica ci servano dei commissari che comunque governano le leggi, ci fa capire che siamo incapaci di fare delle leggi che possano servire per mandare avanti bene un settore. Il codice degli appalti è stato rifatto da pochissimo. Non è stato ancora applicato, già parliamo di cambiarlo. Cambiarlo come? Riducendo quelle che sono le norme che avevamo introdotto a tutela dei lavoratori. Perché, ricordiamoci anche questo, gli appalti in Italia, dalla scuola ai servizi all'edilizia, vengono usati per risparmiare poi alla fine sulla pelle dei lavoratori. Sì, dicevo, ma per quanto riguarda il discorso appunto di questo... questi cantieri che dovrebbero ripartire, che erano stati messi nel suggeritore, ma chi è che ha detto fermiamoli? Perché c'è stato qualcuno che ha detto fermiamoli, cioè, perché, oppure si sono fermati perché non venivano più finanziati, oppure perché anche gli edili stavano antipatici a qualcuno. No, molti... Perché ho capito che... Non erano stati fermati, perché almeno ho sentito qualche politico, quello che era al governo prima, quelli della sinistra, che dicevano no, non è vero che erano stati fermati. Allora, è eterogenea la situazione. Diciamo che questo governo, nel momento in cui si è insediato, ha bloccato alcuni grandi cantieri che potevano essere da traino per l'economia, anche la nostra. I lavoratori ex Mabo avevano da riscuotere delle somme fatte per relative a dei lavori svolti per il Terzo Valico di Genova. Quindi lì sono state fermate queste opere in attesa di analisi dei costi-benefici, che fare l'analisi costi-benefici è un po' come pretendere di andare in banca e prendere prima avere la certezza degli interessi prima di averci messo soldi, ecco. Quindi la situazione è stata un po' questa. Altri cantieri magari non sono partiti perché
questo anche dagli altri governi, vedi la E45, la E78, ogni governo stabilisce una priorità e magari il governo dopo ne stabilisce un'altra. Sì. Ecco. C'è stata una lettera in queste ore dell'assessore che abbiamo avuto ospite qui qualche settimana fa, Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale, che ha scritto una lettera al ministro Toninelli che aveva promesso che, a proposito di cantieri, che la Tiberina 3bis, insomma, partisse questo cantiere, ancora diciamo, non si hanno notizie, quindi Ceccarelli ha scritto una lettera al ministro Toninelli. Gira una barzelletta. Qual è? Ne girano tante, penso. Non speriamo che non sia lì a guardare la televisione. Perché gira una barzelletta che dice che Toninelli, da ragazzo, era molto bravo, si metteva ore e ore davanti alla televisione e poi arrivava la mamma e gliela accendeva. È cattivella questa, sì. No, non è cattivella. Non è cattivella, speriamo che non ci metta così tanto, volevo dire, no? A capire che, siccome ha detto che aveva preso l'impegno, e quindi bisogna avere delle competenze per stabilire dei termini o dei pronostici, se no si rischia di fare come a Genova, si dice il ponte lo riapriamo in un mese, massimo in un anno. Sì. Ecco. È la solita barzelletta, è la stessa, perché 30 giorni un appalto del genere secondo me non era fattibile in un mese, ma nessuno si aspetta che venga riaperto in un mese. Ci aspettiamo che ci sia un controllo dello Stato per quanto riguarda i cantieri. L'altro viadotto che è stato che dovrebbe partire di cui dovrebbe partire la manutenzione, che è molto più grande del viadotto che hanno chiuso, l'appalto è stato aggiudicato con un 43% di ribasso. Un lavoro da 25 milioni di euro viene aggiudicato per un'azienda che te lo fa con 15 milioni. È palese come lo farà questo, questo appalto? Quindi è possibile che non si riesca, quantomeno lo Stato, a controllare questo tipo di appalti per evitare che qualcuno si faccia male, perché lì un'azienda o fallisce o sfrutta qualcuno, insomma. Guardavo i numeri che sono stati diffusi in questi giorni. Dal 2008 in Toscana, poi non so se abbiamo anche un dato della provincia di Arezzo, si parla di 28.000 posti di lavoro in meno in tutta la regione e 3.500 aziende che avrebbero chiuso in questo settore. Sono Arezzo, dati che ci siamo. Ad Arezzo erano 5.000, adesso sono poco più di 3.000, però vi ripeto, sono alcuni dovuti alle cessazioni di aziende, si parla soltanto del comparto edile, perché se parliamo anche delle aziende, qui ad Arezzo avevamo il distretto della cucina, sì, che con la perdita di Del Tongo, Munichi, abbiamo perso 700 posti di lavoro, insomma, nell'arco di 10 anni. Vediamo a volte, appunto, forse rientra anche questo nel tema anche del modo in cui si fanno questi appalti, perché anche quei cantieri, e anche qua in città abbiamo qualche esempio anche sull'edilizia pubblica, che sono stati vinti magari da aziende non del posto, questi cantieri spesso si intoppano, ci sono poi strani passaggi societari, e poi questi cantieri, pur essendo stati finanziati, si bloccano e quindi poi l'iter burocratico è lungo, no, per farli ripartire. Quindi anche, anche queste situazioni un po' di intoppi derivano anche dal modo in cui vengono selezionati e dal modo in cui si fanno poi questi appalti. Una delle richieste che abbiamo fatto e che faremo è proprio la qualificazione delle aziende che partecipano, cioè una patente a punti serve un'azienda deve avere un giudizio di merito su quello che ha fatto negli anni precedenti. A oggi sono tutte uguali le aziende, non c'è una meritocrazia anche nell'assegnazione degli appalti, spesso si parla soltanto di prezzo, cioè chi mi offre il lavoro a un prezzo più conveniente il lavoro lo fa. A volte le aziende falliscono, come dicevo prima, e quindi i lavori rimangono fermi nella pubblica amministrazione. Eppure gli anticorpi ci sarebbero tutti, perché se facessimo appalti con delle regole ben precise, dove per esempio il costo della manodopera non dovrebbe essere soggetto a ribasso. Mi sembra una stupidaggine, no? Perché uno dice, se il lavoratore costa 10, non è possibile che io azienda dico che lo pagherò 5. È già illegale il fatto che partecipi alla gara dicendo una cosa del genere. Sembra una cosa stupida, ma non è così. Quindi mi sembra che anche gli edili non sono simpatici a nessun governo. Quindi ecco, allora, non lo so, qui bisognerà trovare un sistema appunto per capire soprattutto cosa determina il fatto di essere più o meno simpatici alla politica per cercare di risolvere dei problemi, perché a me mi sembra che
onestamente io sono abbastanza grande per aver capito che la situazione che si è, diciamo, evoluta negli ultimi 20-25 anni, siamo sempre andati in calare, quindi ecco, io ho vissuto, diciamo, un po' più avanti del dopoguerra, però ecco, la crescita, e quindi ecco, e mi dispiace che a un certo punto, ecco, si stia, secondo me, ritornando indietro. Ecco, perché non c'è una cosa, io da imprenditore, da piccolo imprenditore, non c'è una cosa che si faccia per cercare di produrre e di cercare di far avanzare l'economia con il lavoro, ecco, con quel lavoro che noi sappiamo che ci vuole, perché sennò è inutile il reddito di cittadinanza o quota 100 o quello o quell'altro, quando si sa che poi dopo la coperta rimane sempre corta e quindi poi dopo non ci avverranno sempre più problemi. E quindi ecco, e chiaramente gli investitori che dovrebbero venire ad investire in Italia chiaramente ci pensano bene, perché qui sembra che tutti siano contrari a tutto ciò che riguarda la produzione, a tutto ciò che riguarda il dire, ecco, si produce, si vende e poi si incassa. Ecco, questo mi sembra che per i nostri governi non gli c'entra nella testa, quindi speriamo che troviamo qualcuno che alle fine li convinca. Il caso di... Sì, prego. No, se posso, chiedo scusa all'Antonella, ma l'Antonella sa benissimo che conosco il suo lavoro, perché l'ho fatto in Val d'Arno tempo fa, qualche decennio fa, va bene. Noi chiediamo ai governi che venga investito per creare lavoro, non per dare assistenza sociale alle persone per stare a casa, perché la dignità del lavoro è soprattutto quando vai a lavorare, ti permette di alzarti tutte le mattine e andare a lavorare in sicurezza, soprattutto nei cantieri edili, perché la sera vogliamo tornare a casa. E perché dico questo? Lo dico perché ho lavorato appunto in Val d'Arno seguendo il settore dell'edilizia negli anni d'oro, sto parlando del 2000, dal 2002 al 2005, quando il Val d'Arno brulicava di gru, va bene? Bastava guardare all'orizzonte, ne vedevi a decine di migliaia. E quello che ha detto Fabio, ma perché? Come fa un'azienda che viene dal nord o dal sud o dal Portogallo o dall'Uruguay a vincere un appalto rispetto a un'azienda che risiede a San Giovanni Val d'Arno? Semplicissimo, ed è difficile anche da scovare, perché finché si dà gli appalti, anche quelli pubblici, sto parlando di un appalto grosso che ho vissuto in quel momento, quale la trasformazione della centrale di Santa Barbara dal olio nero a metano, arrivavano le aziende che portano i suoi lavoratori con il furgoncino, li portano su per 15 giorni, li pagano con una busta paga correttissima. Quanto? 1.600 euro? Ti faccio l'assegno che corrisponde alla busta paga, te lo vai a cambiare, ma se vuoi tornare su a lavorare, la metà di quello che hai cambiato me lo restituisci in contanti a me. Ecco un semplice trucco come si fa a vincere le gare d'appalto col massimo ribasso. E finché si rimane qua, si sarà meno sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi più morti, più soldi a carico della collettività sull'INAIL, l'ente previdenziale, sugli infortuni sul lavoro, meno sicurezza per i lavoratori e meno soldi in tasca dei lavoratori, sicuramente. Mi cambio il favore. La stessa cosa succede nella parte di servizio, perché anche io mi sono occupata della FILCAMS, e quindi coloro che vanno a fare le pulizie nelle scuole, per esempio, mi ricordo che ogni volta che vinceva l'appalto un'altra azienda, vincevano con il massimo ribasso. Questo massimo ribasso puntualmente si scaricava sui lavoratori che dovevano fare lo stesso lavoro, magari con minore di quelle per cui erano state assunte originariamente. Quindi l'appalto è questo. Quindi o i governi si dotano di strumenti per evitare che l'appalto impoverisca le persone, altrimenti non c'è storia. Lo ha detto prima Antonella, scusa. Sì. C'è una congruità. Se ti dico che in un mese io ti consegno il nuovo ponte di Genova, o è una bufala, o impiego una miriade di lavoratori a nero, perché per fare quelli lì, certo, con quei soldi lì, come quando si costruivano le piramidi. C'è la congruità dell'appalto e del lavoro che si fa. Basterebbe prendere questa logica qua in tutte le cose che si fanno. Adesso, prima della pausa, vediamo un servizio che riguarda la crisi d'impresa. C'è stato un convegno qualche giorno fa e sentiamo di cosa si è parlato.
Prevenire o limitare le situazioni di crisi e di insolvenza d'impresa, questo è il principale obiettivo del nuovo codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 febbraio, in attuazione della legge 155 del 19 ottobre 2015. Tra le tante novità previste, l'eliminazione dai testi giuridici della parola fallimento e l'introduzione di nuovi meccanismi di allerta per facilitare così l'emersione dai momenti di difficoltà e facilitare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Nella pratica cambierà che praticamente quasi tutte le SRL, quando superano il numero di 10 addetti o abbiano un totale di ricavi superiore ai 2 milioni, dovranno introdurre il collegio sindacale, quindi innanzitutto una spesa in più per tutte le SRL. Il collegio sindacale ha il dovere sancito attraverso la previsione di responsabilità di monitorare il comportamento degli amministratori e questi ultimi debbono introdurre assetti organizzativi, amministrativi, contabili adeguati e debbono sorvegliare affinché questi assetti siano idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Quindi un gioco di doveri e responsabilità che cambia molto, innova molto sul terreno societario e sul terreno del diritto della crisi. Ad Arezzo si è parlato del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa in un incontro organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense. Da parte nostra, come Ordine dei Dottori Commercialisti, abbiamo un po' di preoccupazione per capire un po' come verrà declinata poi nella realtà aziendale questo tipo di stato di allerta, l'inserimento di indicatori automatici che fanno scattare certo tipo di procedure, perché non ci dimentichiamo che comunque veniamo da una crisi di azienda che va avanti da 10 anni, quindi il nostro tessuto è un po' indebolito, abbiamo una pressione fiscale tra le più alte d'Europa e quindi tutto questo, ecco, ci suscita qualche preoccupazione. Perché anche questi segnali di allerta a volte possono anche rivelarsi ancora preoccupanti. Noi abbiamo fatto uno studio nel quale, appunto, se non gestiti adeguatamente possono rappresentare per l'impresa un ulteriore appesantimento, ripeto, a soggetti che già hanno delle difficoltà nell'accesso al credito e nella, appunto, gestione della propria, diciamo, condizione finanziaria. Quindi è un'attenzione particolare a cui ovviamente la Camera non si sottrae, ma cercherà di mettere a disposizione ovviamente strutture e personale perché si possa in qualche modo cooperare per raggiungere il risultato auspicato. Ultima parte di Nero su Bianco qui dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Volevo tornare a Claudia e alla scuola per sapere, ecco, intanto sia dal punto di vista personale, cioè questa situazione di precariato perenne, nella motivazione quotidiana, al di là dell'amore per questo lavoro, dell'amore per i bambini, cioè con che spirito si va in classe, sapendo che, appunto, come diceva Maurizio prima, scatterà questo licenziamento? Guardi, sinceramente io ho sempre svolto il mio lavoro cercando di farlo nel migliore dei modi. Certo è che, sapendo che arrivati al 30 di giugno non ritornerai in quella scuola, non ritornerai in quella classe, è molto demotivante, perché tu non puoi pensare a un percorso, a un progetto da fare con questi bambini. Però siamo comunque dei professionisti e anche se si lavora, che sia per un anno, per un mese o per qualche settimana, bisogna comunque cercare di farlo nel migliore dei modi possibili. E poi mi auguro, perché comunque la speranza, come si dice, è sempre l'ultima a morire, che prima o poi ci sia qualcuno che riesca realmente a capire com'è la situazione nella scuola italiana e che riesca a trovare una soluzione per poter provare a avviare un percorso di reclutamento, di stabilizzazione dei precari, che sono comunque loro che sostengono la scuola italiana, lo hanno sempre fatto e continueranno a farlo. Quindi mettiamoli nelle condizioni di poter lavorare e di poterlo fare nel migliore dei modi. Certo che, guarda, questo ottimismo che lei ancora ha, nonostante tutto quello che Polaccia ha sopportato, sì. Quindi ecco, sì. Guarda, io veramente mi stupisce, no? E purtroppo però devo dire che io
lo spero tanto anch'io, però mi sembra che la controparte non è che capiscono tanto, insomma, c'è nel senso proprio voglio dire, anzi, mi sembra che la scuola ne dovrebbero fare parecchia, insomma, ecco per dire, perché io non lo so, cioè, certe volte vedo, no, i vari onorevoli, i vari parlamentari portano i loro requisiti, no? Lì sembra che abbiano fatto tutto loro, no? Beh, secondo me, io penso che se avessero almeno fatto la terza media forse probabilmente avrebbero capito un pochino di più. Quindi ecco, io onestamente non riesco a capire come è possibile ancora approfittare di quello che effettivamente queste forze, diciamo, danno, queste forze di lavoro danno, e continuare a approfittare così in modo proprio spudorato, cosa che se lo facesse un privato, in questo caso, ecco, chissà cosa andrebbe incontro. Faccio l'ultima domanda a Maurizio, perché si parlava prima, no, di quella che era stata la riforma, tra virgolette, Gelmini e quelli che sono stati anche alcuni vantaggi concessi alla scuola privata. Ecco, dopo la Gelmini, la scuola privata, nel senso, come dire, si è ulteriormente avvantaggiata, perché visto nella sanità spesso diciamo che sembra ci sia quasi un disegno, e togliamo forse anche il quasi, per favorire un cittadino esasperato, gli danno un appuntamento, ne so, dopo un anno, e questo ha bisogno e va dal privato magari e lo trova subito. Si può fare un parallelo anche nella scuola? No, assolutamente, a differenza della scuola della sanità, la scuola non ha privata, non ha decollato poi come si pensava, perché per mandare figli alla scuola privata ci vogliono i soldi, non è poi così economica come e i soldi in Italia non ci sono, le famiglie non ce l'hanno per poter pagare una retta di una scuola privata, quindi non c'è stato questo decollo, c'è stato da parte di tutti i governi a prescindere dal colore il progetto di scaricare sempre di più ai costi delle famiglie l'istruzione dei propri figli, mentre invece dovrebbe essere una priorità, come diceva prima Piero, di ogni governo garantire l'istruzione della propria popolazione. La stiamo stravolgendo ancora di più con le ultime notizie, che sono quelle della regionalizzazione dell'istruzione, che è un'altra cosa di cui potremmo fare un'altra trasmissione su questa roba, che qualora passasse, ed è una cosa scandalosa io credo, qualora passasse arricchirà e continuerà ad allargare sempre di più il divario che c'è in Italia fra nord e sud. Non servirà semplicemente altro che a quello. Forse, e qui si ritorna sulle barzellette, i nostri governanti vogliono uno Stato analfabeta, perché facilmente, molto più facilmente, controllabile rispetto a uno Stato che ha la conoscenza. Grazie a Maurizio Tacconi, in bocca al lupo, e grazie a nome della collettività, Claudia, al suo spirito, al suo amore, sì, per i suoi bambini, per la scuola. E nonostante tutto questo amore prevale, e questo credo che sia il messaggio più bello, no, che è venuto fuori da questa chiacchierata. Facciamo in bocca al lupo anche ai lavoratori dell'edilizia e non solo, che sperando che insomma anche giornate come quella di oggi servano a lanciare un messaggio. Grazie a Piero Franchini, ci vediamo la prossima settimana.